La società in movimento, con le dinamiche che coinvolgono le persone nella sua dimensione sociale ai tempi della contemporaneità, non è un argomento a sé stante, ma una preziosa occasione di apertura che stimola la conoscenza di tutto ciò che altro rispetto alla propria dimensione individuale accende la volontà di comprendere le dinamiche di quella che è stata a suo tempo definita dal sociologo e filosofo polacco Bauman, la società liquida, oggi divenuta modernità. Il professor Vincenzo Cesario, instancabile studioso, autore di 390 pubblicazioni, ha avuto la laurea honoris causa dalla D'Annunzio di Chieti Pescara in ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità. Ma la sociologia credo che oggi come oggi sia particolarmente importante e direi necessaria, proprio per capire la società in cui viviamo, che è una società molto complessa, molto diversificata, con problemi vecchi a cui si aggiungono problemi nuovi. In questo scenario possono essere, sono effettivamente diverse le tematiche che si possono e si devono affrontare. Nei discorsi introduttivi del professor Michele Cascavilla, presidente del corso di laurea in ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità, e del magnifico rettore della D'Annunzio Sergio Caputi, è stata ripercorsa la carriera del professore ed è stato evidenziato il merito per aver potenziato la ricerca sociologica nell'ambito della formazione. Il ricavato dell'ultimo contributo editoriale del sociologo La guerra nel cuore dell'Europa, la grande fuga di persone, il rischio di un nuovo scontro di civiltà andrà ai bambini ucraini. La società, le diverse etnie, i giovani alla ricerca di un riferimento, è un tema che interessa tutti, non solo gli addetti ai lavori, che pare quasi un denominatore comune, qualche volta evidente, altre taciuto. Colto nel narcisismo, uno dei tratti distintivi e molto diffusi nella società contemporanea, con tutto quello che comporta, e cioè in modo particolare una chiusura in se stessi, un vedere gli altri solo in funzione strumentale nei confronti di se stessi, e questa centralità su di sé evidentemente rende difficile il relazionarsi con gli altri. Ci vuole una condivisione sui valori, ci vuole una condivisione sulle regole della vita della società, e se ci esponiamo in una posizione puramente strumentale, evidentemente questo crea dei problemi grossi a livello individuale, a livello collettivo, a livello dell'intera società.